Io giornalista TV Alberto Marolda, siamo contenti di avere al nostro microfono, ai nostri microfoni, il Presidente della Loggia. Siamo alla Camera dei Deputati, come potete vedere lo scorcio della scritta, questa è la Camera delle Conferenze, abbiamo un attimo di libertà e possiamo chiacchierare anche di quello che è successo oggi. Degli fatti fondamentali odierni, degli avvenimenti fondamentali odierni è sicuramente la situazione siciliana. Lombardo è venuto, si potrebbe dire al colle, nel senso che è venuto a parlare si sono detti cosa vi è arrivato, nel senso che lo sappiamo, le notizie, però insomma... Da quello che ho capito e che si è potuto sapere, conoscere, Lombardo è venuto sostanzialmente a fare una difesa strenua della sua gestione di bilancio, dei suoi conti pubblici e di quello che lui ritiene sia utile fare per risanare le finanze della Sicilia. Ora io francamente, con tutto il rispetto per le istituzioni siciliane, devo dire che mai come in questo momento si è potuta constatare la più assoluta inadeguatezza del governo regionale rispetto alla situazione siciliana. Credo che lei stia esprimendo quello che pensano tutti. Sì, perché... no, ma io lo dico veramente, lo devo dire con un misto di delusione, di rabbia, di voglia di dire ma quando se ne va questo signore, ma mai nessun governo è stato così negativo nella storia della Sicilia. E vorrei anche dire brevissimamente perché l'autonomia siciliana è un tesoro che va utilizzato al meglio per ciò che è a servizio della Sicilia e dei siciliani, ed è costato un'enorme fatica ai costituenti dello Statuto siciliano, tra i quali c'erano mio padre e mio nonno, quindi in qualche modo lo sento un po' come cosa di famiglia. Lo Statuto è stato totalmente tradito, anziché diventare uno strumento di sviluppo è diventato uno schermo per privilegi inauditi, per poter fare una gestione finanziaria non allegra, allegrissima, per poter violare le leggi sui concorsi pubblici, assumere decine di migliaia di precari, e sprecare le risorse con consulenze, incarichi, moltiplicazione di aziende, di enti. Cioè, potremmo nominare i famosi maestri di sci. Ma possiamo nominare di tutto, dai camminatori addirittura, che si sono inventati la figura del camminatore, adesso che nel terzo millennio ci sia la necessità di uno che per andare da una stanza all'altra ci sia un incarico ad hoc, cioè francamente per portare una cartella di carte. Un po' l'atteggiamento è veramente indecente. Con i fan e lo trovo indecente. Io mi auguro, siccome ho molta stima nei confronti del Presidente Monti, invece al contrario, mi auguro che Monti lo abbia messo dinanzi alle sue responsabilità e che mi auguro abbia ottenuto il Presidente del Consiglio una serie di impegni che io mi auguro possano essere rispettati. Ma a questo punto viene spontanea una domanda: ma non si deve dimettere lunedì prossimo il Presidente Lombardo? E tutti questi impegni che avrebbe preso oggi, chi li farà? Chi li dovrebbe fare? O c'è la riserva mentale di non dimettersi, di continuare a lui? Cioè, su questo andrebbe fatto un minimo di chiarezza, voglio dire, anche per la serietà, veramente il rispetto, la dignità, vorrei dire, delle istituzioni. Io credo che i siciliani abbiano il diritto di sapere che cosa stia accadendo. Non ritiene che ci sia un'ipotesi di commissariamento? Ma secondo me sarebbe stata la scelta migliore, cioè quella dell'affiancamento del Presidente della Regione con due o tre commissari su singoli aspetti, che possono essere quello del risanamento del bilancio, della sanità, della migliore utilizzazione dei fondi strutturali. Quest'altra vergogna, il 14,4% dei fondi strutturali assegnati alla Sicilia sono stati impegnati, neanche spesi. E di questi 600 milioni sono stati bloccati dall'Unione Europea, perché evidentemente i progetti presentati non erano idonei, diciamo, ad essere considerati positivamente. Un'altra vergogna. Allora, secondo me gli estremi ci sono per utilizzare le norme esistenti che servono per un affiancamento robusto di due o tre commissari e quindi procedere veramente con rapidità
al risanamento della finanza pubblica regionale per poi andare alle elezioni, come dire, con un quadro un po' più rasserenato. Però mi permetta, perché il quadro siciliano influenza moltissimo il quadro interno del PDL, con un segretario del partito che è siciliano. Non è un caso pensare più al commissariamento, perché se facciamo le elezioni siciliane il 28 a settembre, fine settembre, potrebbe esserci un crollo, potrebbe verificarsi, insomma è pensabile un crollo del PDL con un segretario siciliano. A questo punto tutto si muove per far tornare effettivamente in campo Berlusconi. Mi hanno insegnato che le elezioni partono sempre da zero, che i voti si vanno riconquistando elezione per elezione, cioè non c'è un pacchetto di voti già, come dire, in cascina, riservati, a cui poi se ne possono aggiungere altri, no, bisogna riconquistarli uno per uno. Da questo punto di vista io credo che PDL e quindi il segretario Alfano abbiano tutte le possibilità, tutte le chance possibili per poter fare dei risultati sicuramente migliori di quelli delle ultime amministrative e secondo me paragonabili a quello dei migliori momenti di Forza Italia. E voglio ricordare che soltanto una decina d'anni fa noi abbiamo vinto 61 collegi a zero in Sicilia. Ora, non è che i siciliani si siano modificati, si sono modificate le condizioni nelle quali ci troviamo, perché è peggiorata la situazione economica, perché la Sicilia è stata amministrata malissimo, perché noi non siamo immuni da responsabilità nella vicenda Lombardo. Poi alla fine noi l'abbiamo candidato, non dimentichiamolo questo, e questo proprio va chiesto scusa ai siciliani. Siciliani, scusateci, perché abbiamo fatto un errore clamoroso candidando Lombardo e purtroppo Lombardo ha creato un disastro infinito e noi vorremmo riparare a questo disastro. Se ci date fiducia forse riusciamo a riparare a questo disastro. E allora è ovvio che un successo positivo in Sicilia rafforzerebbe molto la posizione di Angelino Alfano e certamente complessivamente la posizione del PDL in vista delle prossime elezioni politiche. Quindi forse potrebbe non rendere necessario il ritorno di Berlusconi in campo? Guardi, io su questo ho un'opinione, devo dire, controcorrente, perché tutti parlano del ritorno in campo di Berlusconi, ma io domando, forse sono un po' ingenuo, non lo so. Quando mai se n'è andato? Ma quando mai se n'era andato? Qualcuno si era accorto che Berlusconi aveva fatto le tende, aveva tolto le tende, si era trasferito, non si occupasse più di politica? Ma quando era successa questa cosa? Cioè Berlusconi ha fatto, con un'operazione estremamente accorta e intelligente, ha offerto al popolo del PDL, che è sostanzialmente tutto il popolo del centrodestra, un nuovo leader di partito, nella figura di Angelino Alfano. Ma questo non era strettamente collegato al fatto che Alfano diventasse Presidente del Consiglio o fosse comunque candidato alla Presidenza del Consiglio. Poteva accadere, ma poteva anche non accadere. Poteva anche esserci questo sdoppiamento di ruoli, Alfano al partito e Berlusconi al governo. Non ci vedrei niente di strano. C'è stato un lungo periodo in cui si è parlato di primarie nel PDL, di azzeramento dei vertici, dei 40, oltre 45 sì, anni, sì, 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 di abbiamo. Recuperare perfino Renzi. Cioè, a un certo abbiamo, punto c'era questa... Ma meno male, voglio dire, si è aperto un dibattito. Allora, tutti quelli che ci dicevano, ma questo PDL è monolitico, Berlusconi parla e tutti ubbidiscono, ma quando mai? Primo, non è mai stato così, le posso proprio testimoniare dall'interno, non è mai stato così. Secondo, c'è stato un grande dibattito, ma ben venga il grande dibattito. Molti sostenevano la necessità delle primarie per confermare, semmai, la leadership di Angelino Alfano. Benissimo, ma nel momento in cui Berlusconi dovesse ritenere di scendere in campo ancora una volta, ma nessuno credo metterebbe in dubbio questa sua possibilità, opportunità, potrebbe anche essere un vantaggio per il PDL. Vorrei portarla adesso un attimo fuori da questo ragionamento politico estremamente interessante comunque, e andare un attimo dal punto di vista economico. Parliamo di cambio dollaro-euro. Nel senso che
Parliamo tanto di mancanza di competitività delle aziende italiane e poi parallelamente di molte aziende anche europee, sì, no? Con un dollaro rispetto all'euro siamo a 1,21, è in discesa tra l'altro, perché sta progressivamente con estrema lentezza scendendo. Ma perché non si parla mai di far scendere ulteriormente? Cioè, quali sono i postulati economici per cui oggi artificialmente si continua a tenere su l'euro a 1,20, rendendo scarsamente competitive le nostre aziende verso le aziende americane? Ma credo che qui si scontrino due grandi dottrine di pensiero sul piano della politica economica. Chi ritiene che un euro debole aiuti sul piano della competitività, nel senso che evidentemente un euro più debole favorisce le esportazioni. E poi la vecchia politica, facciamo l'inflazione della lira. Appunto, la dottrina economica di chi attraverso l'inflazione riteneva di poter conquistare nuove fette di mercato. Beh, anni 60, anni 70 hanno fatto ma sì, ma forse anche anni 80 vorrei dire tutto questo, sino a quando appunto in vista dell'adesione all'euro si è cominciato un po' a fare una serie di restrizioni delle nostre cinte, di ciascuno delle cinte, delle cinte di tutti gli italiani, sì, di alcuni buchi della cinta. La seconda è quella che invece di quelli che ritengono che mantenere un euro quanto più forte possibile sia un po' il modo di bilanciare queste carenze evidenti nella moneta unica europea, che nascono proprio dal fatto di non avere un'unità politica, un'unità economica, una banca centrale che svolga il ruolo della banca centrale. Cos'è meglio? È difficilissimo in una fase, come dire, di transizione così imponente e così rapida. Francamente è difficilissimo dire che cosa è meglio. Però io non mi azzarderei a fare una... Torniamo alla lira, o torniamo alla dracma, o torniamo alla peseta, no, abbassiamo l'euro. Probabilmente rendere l'euro più competitivo aiuterebbe anche questi paesi in difficoltà, ma avrebbe, come dire, quell'altro tipo di conseguenza, di fare emergere ulteriormente la debolezza intrinseca che nasce dalla mancanza di unità politica, di unità economica, di una banca centrale che non svolge il ruolo che dovrebbe svolgere la banca centrale. Quindi cos'è meglio? Difficile dire che cosa è meglio, perché con una soluzione si favorirebbero alcuni stati, con un'altra soluzione se ne favoriscono altri. Difficile fare una scelta realmente equilibrata. Ci fanno segno che lei deve andare. Vorrei affrontare l'ultimo argomento della giornata, importantissimo, le riforme istituzionali. L'elezione diretta del capo dello Stato, queste battaglie, la sinistra che si dissocia, che sta succedendo? Ma veramente è una cosa incredibile, devo dire. Ma sulla base di che protestano il PD e l'IDV? Ma sulla base di che? Ma cos'è? Una cosa che sta nascendo all'improvviso, l'idea dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica? Ma vecchio cavallo di battaglia. Ma non solo vecchio cavallo di battaglia, vorrei dire, si era già decisa. Si era fatta questa scelta nella bicamerale presieduta da D'Alema 15 anni fa, non 3 giorni fa, 3 settimane fa, 3 mesi fa, 15 anni fa, eravamo nel 1997. Ma cos'è 15 anni? Non sono sufficienti per maturare un'idea, un progetto, un cambiamento radicale? Cos'è che ha questo sistema che non li convince? Ma perché non entrano nel merito e ce lo spiegano? Invece di dire andiamo fuori, non votiamo, lamentino. Ma perché? Che stiamo facendo? Si era fatto un accordo diverso e vabbè, si è evoluto questo accordo. Ci sono state condizioni che hanno determinato la possibilità di renderla migliore questa riforma. Forse stanno già facendo campagna elettorale? Ma può darsi. Ma poi peraltro vorrei dire... Ma non sono loro che sostengono, e non da poco tempo, e hanno presentato un progetto sul il doppio turno nelle elezioni? E il doppio turno con che cosa si sposa, se non con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, così come avviene in Francia? In Francia c'è sia l'uno che l'altro. Allora? Perché? Cioè, se riuscissero a spiegarlo in termini chiari, da farli capire, come si diceva una volta, anche i bambini di terza elementare...
Forse sarebbe meglio, farebbero una migliore figura nei confronti dei loro elettori. Argomenti interessantissimi, il Presidente della Loggia li ha affrontati senza alcun timore, devo dire, come sua abitudine, ci ha dovuto salutare in fretta, la sedia è ancora calda, come gli argomenti che verificheremo nei prossimi giorni perché sono attuali, bollono nelle nostre teste e soprattutto bollono sulla situazione del Paese. Ricordiamolo, Sicilia, situazione dell'euro e soprattutto le ultime riforme istituzionali con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Arrivederci, Alberto Marolda, vi saluto.